Se questo video raggiunge i 1000 like, pubblicherò un altro episodio che parla di questa serie ambientato sulla Battle Royale. Quindi raga, 1000 like, come vedete dallo screen sullo schermo c'è un episodio pronto che parla della Battle Royale. Questo è un tabellone ipotetico che potrebbe racchiudere dentro al centro il player con più uccisioni, poi il player con più materiali, il player che ha percorso più distanza. Insomma, un sacco di idee in testa, un sacco di idee sono state proposte anche sulla Battle Royale che mi piacerebbe condividere con voi. Fatemi sapere nei commenti se volete che porto questa serie. Io ne vedo un casino su Reddit, dappertutto, non mi è ancora capitato di vedere nulla del genere. 1000 like. Uè, bella a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Kino e già tutti voi conoscerete questa serie. Se ancora non la conosci ti invito a guardare i precedenti episodi per capire un attimo di cosa si tratta. Questa è una serie ideata da me, sto cercando di proporre le idee migliori che mi vengono all'occhio portate su Salva il Mondo per il momento, ma se questo video riesce a raggiungere 1000 like cercheremo anche di espandere la serie e renderla anche molto molto più divertente. Ora è il quarto episodio riguardante Salva il Mondo. Benvenuti a tutti. In questo episodio, raga, sono riuscito a raccimolare un pochino di idee molto diverse dal solito e anche secondo me molto molto entusiasmanti. Alcune di esse sono molto semplici, altre invece sono un pochino più articolate. Andremo a vedere molto nel dettaglio tutti insieme. La prima idea che secondo me, no, questa va aggiunta. Cioè, questa non ci sono scuse, la Epic deve prendere subito provvedimenti, prendere carta e penna e subito introdurre una roba del genere. Magari anche sistematicamente diversa, non pretendo che vada fatto così. Però guardate l'immagine che la regia mi mette sullo schermo. Guardate che brava questa regia, perfetto. Guardate questa immagine, molti di voi hanno già capito. Che cos'è? È una riproduzione degli eventi che abbiamo avuto finora. Le orde, come potete vedere da questa clip che vi lascio in allegato. E Frost Knight Fuel the Burner, cioè riempi il bruciatore, quella che abbiamo appena avuto durante le vacanze di Natale. Più Survive the Storm. Cos'è Survive the Storm? È il precedente evento che c'era al Natale scorso. Se non l'avete giocato vi capisco, perché ancora era i primi tempi in cui iniziava a espandersi Salva il Mondo, diciamo. Io ho avuto modo di giocare, però purtroppo non ho nessuna clip da mostrarvi, ho soltanto lo standardo che si otteneva lì. Ma cosa mi sta a significare questa schermata? È un modo di proporre il gioco di Salva il Mondo in modo alternativo, cioè noi possiamo sì scegliere le quest, la solita mappa Montespago, città, ma metterci alla prova anche con eventi. Adesso lui, il ragazzo, ha fatto l'esempio ovviamente con Frost Knight Order, ma potrebbero essere aggiunte migliaia e migliaia di modalità in cui noi possiamo competere, in cui possiamo metterci alla prova. Pensate anche solo tutti gli eventi che abbiamo avuto, tutte le modalità che abbiamo avuto, quante cose la Epic potrebbe creare e mettercele così, in modo un po' come fosse una classifica. Un modo per competere, un modo per rendere anche Salva il Mondo più competitivo, diciamo, no? Perché per ora sì, è carino, ci mettiamo in competizione quando arrivano questi eventi, queste sfide. Però pensate a una schermata del genere, che quando non c'è niente da fare, se vogliamo anche solo farci due risorse così, avere modo di giocare queste modalità arcade. Tutti gli altri giochi hanno più o meno una roba del genere, se ci facciamo caso, se guardiamo altri giochi, molti hanno queste modalità. Secondo me dovrebbero molto prenderla in considerazione, magari non tenere degli eventi tipo Frost così col lucchetto che si possono fare soltanto in certi periodi, ma altri tipi di eventi comunque lasciarli liberi tutto l'anno, in modo comunque da variare il gioco, da renderlo un pochino più competitivo per noi arrivati in endgame. Sì, aggiungeranno il nuovo mondo, sì, aggiungeranno quello, ma pensiamo anche ad altro, pensiamo anche a queste cose. Secondo me è un'ottima idea, 5 stelle. Passiamo alla seconda idea. Lo screen molto meno professionale, ma rende bene il concetto di quello che vuole essere l'idea. Chi di voi non si è mai trovato con lo zaino pieno? Come potete vedere, io personalmente in questo momento ho lo zaino pieno. Non riuscirei a craftarmi manco un'arma e se per caso facessi una storm chest dropperei tutto in terra, no? Questo ragazzo, guardate cosa ha proposto. Se vede un oggetto in terra con una semplice pressione del tasto, una combinazione di tasti, un tasto tenuto premuto, riusciremo a riciclare direttamente l'oggetto che sta in terra, quindi prendere le risorse, al massimo droppare le risorse in terra che non ci entrano nello zaino.
Perché molte volte noi vinciamo un'arma in raggio, però dobbiamo svuotare lo zaino, prenderci l'arma dentro lo zaino e poi riciclarla e perdiamo, insomma, un sacco di tempo perdiamo. È un piccolo miglioramento che andrebbe a migliorare quella che è la qualità di vita del gioco. Ti ricordo di scrivere anche a te nei commenti qualche idea, perché potresti finire direttamente nel prossimo episodio. Terza idea, abbiamo un'altra trappola, raga. Eh sì, l'abbiamo già vista anche un altro tipo di trappola nello scorso episodio. Questa volta l'immagine vi lascia immaginare che cosa? Vi lascia immaginare una trappola che stoppa gli zombie, giusto? Bene, avete sbagliato, l'idea non era quella, l'idea è solo quella di danneggiarli, ovviamente, perché la trappola infligge danno. Abbiamo un modo di craftare finalmente con i marchi ingegnero tanti, il che renderebbe utili anche loro, perché finora non abbiamo il loro utilizzo. Infatti la trappola, come vedete, rispetto alla prima immagine e alla seconda, è come se si muovesse. E quel cartello stop non sta a significare che stoppa gli zombie, ma infligge danno sugli zombie che passano. Andremo a utilizzare quello che è l'arco, quindi andremo a utilizzare un'altra parete diversa dal solito, come vedete. E ci sta, secondo me è un'altra idea degna di nota. Che dite voi? Secondo voi potrebbe essere un'ottima idea oppure da scartare? Fatemelo sapere nei commenti, sono molto molto curioso di sapere la vostra opinione. E questa era l'idea che vi volevo spiegare più o meno l'altra volta. Io per la calamita intendevo proprio sulla struttura che è l'arco sul muro, ma lui addirittura ha proposto una calamita che si applica sul tetto. Quindi questa calamita attrarrebbe le bombe dei bombaroli e dopo un tot secondi addirittura le farebbe scomparire. Riesce a tenere agganciate al massimo due bombe, come dice l'immagine descritta da questo ragazzo, e sotto di essa anche gli zombie sono rallentati, quindi abbiamo il doppio utilizzo. Vabbè, la perk di rallentamento descritta dal tipo, secondo me, è un po' esagerata. La userei molto molto minimalmente così, ideata perfettamente, secondo me, anche se la preferivo sulla struttura che avevo fatto vedere nello scorso episodio. Non so, ditemi voi. A me piaceva molto spiegata più come l'avevo spiegata io nello scorso episodio. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Abbiamo anche molte idee per eroi nuovi. Come vedete, Anna soldato dormiente, con una nuova perk inventata, il grido di guerra, ripristina il 30% di vita e stordisce gli zombie in un raggio di una unità. Questo è il perk standard. Il perk comandante invece vi ridà il 60% di vita e stordisce gli zombie in un raggio di 2 unità. Quindi abbiamo molte proposte anche per gli eroi. Non è l'unica che ho visto in questi giorni, anzi ne ho viste un sacco. Secondo me la Epic si sta sbizzarrendo molto sotto questo aspetto, però potrebbero fare molto di più. Abbiamo avuto per ora in questo evento una perk nuova, infatti quella delle bombe regalo. Voglio concludere questo episodio con una domanda. Secondo voi quest'ultimo screen sullo schermo sono eroi che verranno veramente o è soltanto una proposta fatta da qualche utente? In questo caso abbiamo dei nuovi ninja con dei nuovi supporti. Mi concentrerei più su quelli col ghiaccio. Come vedete, quelli col ghiaccio hanno delle perk particolari, per esempio sullo squarcio del drago come bonus comandante addirittura ghiacciano gli zombie che non vengono shottati con lo squarcio, appunto. E l'altro invece con gli shuriken, sempre lo stesso ragionamento, congela quelli che sopravvivono con gli shuriken. E come vantaggio non comandante, in teoria rallentano e non più congelano. Invece il ninja in alto è concentrato con le asce, infatti la sua perk comandante sostiene che dopo il doppio salto per 10 o 15 secondi a seconda della perk comandante o no, le asce incrementano il loro danno. È vero, ci sta perché non abbiamo tante perk sulle asce, infatti se vogliamo portare una build solo esclusivamente sulle asce ci tocca comunque optare per qualche altra perk. Per me è molto interessante, questi ninja sono anche carini da vedere esteticamente. E lascio a voi questa domanda, vi ricordo che per rispondere vi basterà scrivere un commento. Secondo voi è un'idea della Epic o è un'idea di un semplice utente? Sarà un'idea che la Epic introdurrà nelle prossime patch? Non lo so. Lascio a voi questa domanda, sono molto curioso di leggere le vostre risposte. E scusate questa clip, ma ci tenevo a farvela vedere, era una clip vecchia di un volo esplosivo molto molto divertente che mi è capitato di fare un sacco di tempo fa. Raga, vi ringrazio tutti di aver guardato il video fino a qui. Se ci tenete a guardare come va a finire questa partita che state guardando, vi lascio il link in descrizione del video che avevo fatto un sacco di tempo fa di questa compilation. Era un funny moments, mi pare. Ti è piaciuto questo episodio di Salva il mondo che vorrei? Ricordati di lasciarmi un commento con scritto la tua opinione e ricordati che un commento costruttivo potrebbe finire nel prossimo episodio. Bella bella!
But now what's just gone?